noi della stamperia di Pomo ci occupiamo della fase di stampa della tovaglia più lunga del mondo, la tovaglia di Guinness. La fase di stampa è una fase molto delicata perché in sé racchiude diversi processi di stampa, quindi di vaporizzo, di lavaggio e infine di arrotolamento su una grande bobina, che è esattamente il passo prima che la tovaglia venga stesa. Il nostro processo durerà circa una settimana di lavorazione e sarà diviso in queste macrofasi. Ci occuperemo quindi di stampa con una macchina digitale che abbiamo acquistato da uno dei nostri partner del progetto. Quindi stamperemo cotone e inizieremo un processo che durerà più di 24 ore di stampa. Le fasi successive sono quelle di vaporizzo, quindi di fissazione del colore, perché la tovaglia deve essere comunque un prodotto retto per l'uso qui destinato, quindi i colori dovranno essere molto brillanti e solidi. La tovaglia alla fine potrà essere lavata in lavatrice, quindi noi dobbiamo occuparci di fissare bene il colore, di risciacquarlo e di lavarlo bene, perché il fondo della tovaglia deve essere bianco e i colori quindi brillanti. Alla fine del processo arrotoleremo la tovaglia su una grossa bobina che poi verrà srotolata per ottenere appunto la tovaglia più lunga del mondo. Purtroppo gli imprevisti ci possono essere, i macchinari sono macchinari affidabili ma ahimè complicati, ci vuole sicuramente capacità, una buona dose di fortuna per riuscire a, insieme ai nostri partner, a raggiungere quello che è un record che sarà sicuramente difficile da battere e che speriamo porti onore in tutta l'area di Como, di Milano e dell'Expo che ha patrocinato questo evento insieme al Comune. Dirò, quindi incrociamo le dita e seguiamo bene i nostri processi, ci vorrà molta attenzione e come detto un po' di